Saluto a tutti gli amici di Tok Tok Tunisia. Questa sera vi portiamo con noi in un locale molto carino dove si mangia, si beve, si scherza e il mercoledì si canta. Io lo dico in partenza, io non ballo, io non so ballare, non voglio ballare. Allora, mentre andiamo, vi volevo dare qualche informazione perché sempre nella mia famosa lista che sto creando, dove inserisco tutti tra medici, operai, proprio diciamo che parlano anche l'italiano, che Fornitori, capiscono, fornitori. fornitore, un po' tutto, devo dire che ho provato un plombier l'altro giorno perché abbiamo cambiato due bagni. Due parti di WC, avevamo dei problemi, quindi comprando anche dei pezzi. Precisamente la parte interna, Ok. dove ci sta il galleggiante più quello che sale e scende. Perfetto. Quindi scusate, io non sono molto tecnica su queste cose. Comunque abbiamo speso sul pezzo 13 dinari, quindi 4 euro, e poi il tecnico che è venuto a montare, a sistemare tutto, abbiamo pagato 20 dinari a bagno. Praticamente ce ne siamo fatti sistemare 4, quindi 6 più 4, diciamo con 10 euro abbiamo fatto tutto, e devo dire che mi sono trovata molto bene, tant'è che l'ho inserito nella mia lista la nostra lista delle persone di fiducia, ed è stato promosso. E parla anche un po' l'italiano. Sì, quindi Non capisce tanto bene. bene, però si fa Capisce capire e tutto, e capisce. soprattutto l'abbiamo chiamato il giorno prima, la sera prima. Lui di domenica a mezzogiorno è venuto a casa mia e ha fatto tutto. Ora, domani invece devo farmi sistemare il portone di casa, perché ho un grandissimo portone in stile tunisino, per chi avrà visto il mio video lo saprà. E praticamente deve sistemarmi la cerniera perché la porta rimane sempre aperta, e quindi devo farlo venire domani e lo proverò, e vedremo se possiamo inserire anche lui nella nostra lista dei fornitori di fiducia. Mentre andiamo a prendere gli amici, ne approfitto per farvi un po', dirvi qualche informazione in merito a questo periodo, perché in questo periodo già sono arrivati un sacco di italiani, quindi si stanno trasferendo. C'è chi è venuto in vacanza prova, c'è chi è venuto in vacanza prova, ma poi alla fine ha deciso già subito di prendere casa. Parliamo appunto poi con decorrenza 1° gennaio 2023. Quindi devo dire che siamo in questo periodo, siamo veramente pieni pieni di lavoro, stiamo cercando di dare la massima assistenza, il massimo supporto per chi ovviamente si trasferisce, non solo per quanto riguarda ovviamente casa, banca, permessi di soggiorno. Stiamo Mai. cercando insieme al nostro staff di fare il meglio. Devo dire che sono molto contenta perché abbiamo avuto veramente dei bei arrivi, tantissime coppie, anche delle donne single, e ci tengo a dirlo perché magari molte mi scrivono che si spaventano, dice: ma io donna sola in Tunisia come faccio? Beh, non vi preoccupate perché qui le donne stanno benissimo, poi a me fa veramente piacere quando arrivate perché vi metto in condizioni di conoscere anche magari altre donne che abitano qui, e quindi già di cominciare a creare un vero e proprio rapporto, no? Quotidiano, farsi delle amiche e quant'altro. Quindi ora diciamo che siamo molto contenti perché abbiamo avuto veramente un ottimo risultato e stiamo continuando. Quindi io vi ricordo comunque, se volete venire qui per vacanza prova o volete affidarvi a noi per defiscalizzare, ci potete scrivere una mail a info.toktoktunisia@gmail.com, e ovviamente guardate anche i nostri siti internet. Se volete fare la vacanza potete già contattarmi, e tra l'altro anticipiamo che stiamo organizzando, ma solo per un gruppo ristretto, massimo massimo 25 persone, anche il Capodanno, e quindi in quel caso vi terrò aggiornati anche su quello, perché poi tra l'altro offriremo anche per il mercato interno dei viaggi da novembre a maggio per il deserto di 4 giorni e 3 notti. Quindi per chi volesse, diciamo, fare il tour della Tunisia può tranquillamente farlo. Nel frattempo noi stiamo raggiungendo gli amici e ci dirigiamo in questo locale. Questo, Sara, è il mio peggior incubo, perché tutti si aspettano che io ballo, ma io non voglio ballare. No, no, non ballo. Siamo un bel gruppetto questa sera, una 25 persone circa. Ci passiamo questo infrasettimanale insieme. Mirko Zo lo vedo pensieroso perché oggi gli ho fatto la battuta, ed è da oggi che mi dice: io non voglio ballare. E io gli ho detto: guarda che io ti farò ballare. Ma lui non vuole. Infatti già vedete, ora che lo sto dicendo, già la faccio un po' depressa. Un po' depressa. Poco. Torniamo presto stasera perché domani si lavora, quindi ti raccomando, andiamo alle ore 9 e torniamo alle ore 10. Giusto.
siamo tutti ok. Ciao, riflettono. Ora ci sarete anche voi su YouTube. Diventerete famosi. Ma quale video? Il prossimo. Che cos'è? Caesar salad? Questo è salad di salmone. Di salmone. Con la lume di candela per fare i romantici. Tagliata. Questa zona è bellissima. Grazie. Ah, pur muore. No. Tagliata, vediamo. La mia invece è la rucola. Tu hai il pollo impanato. Sì. Vabbè ragazzi, qua sta arrivando un sacco di roba. Ma che bello odore. Lo devo prenderla io. Oh mio Dio. Quella è bella. Come si chiama? Questa è una focaccia. Se la dividiamo ora. Io già ho ordinato. Guarda, se vuoi la dividiamo ora io e te, che io non la mangio tutta. Ti va? Che mi ispirava. E dividerla, io non posso dividere. L'insalata non la posso dividere. No, la possiamo dividere. Ho fatto notare che faccio i video al buio. Vabbè, adesso metterò la luce. Siamo al lume di candela. Amore, questo è giorno? Al lume di candela, con sale. Si può dividere in due? Per me e Sara. Oui, no, se vuoi portare un plat. È pour moi un spritz, oui. Io birra, tu spritz. Io spritz. C'è la voce rauca. È un problema. Beh, anche a pezzettini piccoli, sì, dai. Ma non riesco a tirarlo. Ti aiuto io, dai. Ragazzi, una manovra difficilissima. Molto. Va bene. Però senza luce non lo fai. No, perché le persone vogliono vedere a Sara che mangia. La gente è contenta quando ti vede che mangi. Grazie. Assaggiamo questo rosé. Grazie per il rosé. Ma chi ha preso tutta sta montagna di frutta? No, noi abbiamo preso la frutta, però non lo so perché ci hanno fatto tutta sta No, fanno così, hanno fatto un piccolo pure con me quest'estate. La ordinavo solo per me, mi arrivava un piatto così. Sì, se lui voleva vedere la vedessimo, finita. Già finita. Io sto solo per indicazione. Dove c'è dove ha la guarda, lì? Qua dentro c'è l'arancia secca. Di sopra. Mm-hmm. La parte opposta è il cornice, di sopra. Quindi la mia insalata era composta da insalata, petti di pollo impanato e fritto, no, salmone, bacche di goji, bacche di goji, fallo bene, la stai molto bene. Quindi, dato che l'ho mangiata una volta, vivrò per 100 anni, fanno bene alla salute, va benissimo, adesso vediamo se riesco a trovarla qualcuna per voi. Allora, per chi non lo sapesse, questa è una bacca... No, l'ho mangiato, l'ho a me sembrava pomodoro secco. No. Oppure forse un coffee. Tutto sommato. Porca miseria, mi è caduto. Non si vede niente. Questo per chi non lo sapesse è salmone. Non ricordo. Buono. Dove eravamo? Cucut, un posto particolare molto elegante, ma a mio avviso con i prezzi al di sopra della media, la qualità si paga. Immaginate che qui i menu sono con lo scanner, quindi col codice QR arrivi là col cellulare, pam, e ti compare come in Italia, quindi qua siamo un livello superiore. Nel frattempo si sono aggiunte altre persone, altri amici. Sara! Ciao! La bella canzone di Mina per cominciare!
want to be a part for him. No, no, no. Ciao Monica, sei in diretta mondiale. E quindi avete visto quanti siamo? Siamo tanti, siamo una forza, guardate. Veramente tanti, tanti nuovi innesti, tante nuove persone qui in Tunisia, ad Hammamet, che ci hanno dato fiducia, che credono in noi e che stanno con noi. E ci vogliono pure bene, perché no? Nel frattempo Sara ci sta intrattenendo con la sua voce. Sempre eccezionale, adesso pure gli applausi. Abbiamo riempito un locale, siamo 40 e ancora si devono arrivare altre persone. Le stiamo aspettando. Qualcuno di noi ha già mangiato, vi dico che si mangia benissimo qui al Puput, nella strada che porta a Nebel, nella route turistica. Qualcuno già sta assaporando anche i loro cocktail. Vediamo. Hai visto che te l'ho fatto diventare? Sì, è vero. No, mi hai mandato. Sì, grazie. Quindi vi invito sempre a seguirci sul nostro canale YouTube.
di Sara Marturano, dove noi raccontiamo appunto la nostra vita in Tunisia, la vita anche delle persone che vivono qua in Tunisia. Seguite anche il nostro, i nostri siti www.toktoktunisia.com e www.toktokgroup.com, sempre in evoluzione, sempre con tante novità. Siamo sempre disponibili su Messenger e su WhatsApp. Nel frattempo è ovvio che mi faccio anche un po' di pubblicità, vi faccio anche, vi inquadro pure come ci divertiamo noi. Questa era una porzione di frutta per due persone. Ragazzi, questo in Italia vi costa 50 euro, qua solo per due persone, con pochi euro. Ah. Sara che canta in arabo? Sara, complimenti, siamo in diretta a Facebook. Ciao.
le chantons pour les amis tunisiens, pour les amis italiens. Un saluto a tutti gli amici tunisini e italiani che ci seguono. Questa bella canzone araba che abbiamo cantato di Dalida, stupenda, spero vi sia piaciuta. Siamo qui che ci stiamo passando questa bella serata in questo bellissimo locale ad Hammamet Nord, Le Puput, dove si mangia benissimo, si beve, si ride, si scherza e si canta. Venite, venite, vi faccio vedere quanti amici italiani abbiamo oggi. Ma già l'hanno visto, Sara, l'ho inquadrati, sai? Ma facciamoli rivedere. Un saluto, siamo in diretta. Si vergogna. In diretta mondiale. Ah, e allora abbiamo mangiato divinamente, ora stiamo bevendo un drink, siamo al Puput, zona Hammamet Nord, guardate che carino questo posto, e il mercoledì fanno karaoke, quindi chiunque vuole cantare viene qui e si sfoga, giusto? Si sfoga, no? E si sfoghi. Mirko, perché non canti una bella canzone? Anche no. Anche no. Ragazzi, se volete venire in Tunisia, vi ricordo di condividere il mio canale YouTube, di registrarvi al canale, cliccate su iscriviti al canale, condividete i nostri video per qualsiasi informazione, per venire in Tunisia, per trasferirvi, per defiscalizzare, per fare vacanza. info.toktoktunisia@gmail.com. Vi ricordo che da novembre incominciano i circuiti nel deserto, quindi potete contattarvi per gruppi fino a 8 persone, e, insomma, contattatemi e vi dirò quello che si può fare in 4 giorni e 3 notti nel deserto. Complimentoni, Sara. Va bene, salutiamo qui tutti qua presenti. Vi ricordo di mandare un'email su info.toktoktunisia@gmail.com. E ora noi continuiamo la nostra serata, ragazzi. Parlate di noi con i vostri amici, con chi ha voglia di trasferirsi qua in Tunisia o chi ha necessità pure. E noi siamo qua ad accogliervi a braccia aperte in questa grande comunità, questo grande gruppo che man mano cresce giorno dopo giorno. Vi aspettiamo! Vi ricordo, i circuiti nel deserto, certo! Scrivici a info.toktoktunisia@gmail.com. Da novembre a maggio, circuiti in Tunisia nel deserto, gruppo minimo 8 persone. Ragazzi, vi aspettiamo! Ciao. Brava, brava! E Capodanno anche quest'anno lo faremo sì, nel deserto! Ciao, ciao! Condividete!